Se anche tu sei una persona a cui piace prendersi cura della propria salute, magari negli ultimi anni sei stato convinto o convinta ad utilizzare degli integratori. Dai più classici multivitaminici, agli integratori specifici di proteine, a tutti gli altri tipi di integratori in commercio, oggi il supplementi con integratori è sempre più diffuso. Alcune persone possono averne dei benefici, altre però potrebbero averne degli effetti indesiderati. E in questo video andiamo proprio a vedere come l'eccesso di alcuni integratori, un utilizzo di integratori indiscriminato, può avere degli effetti molto negativi sul fegato e sui reni. Alma Fisio. Curare, non trattare. Oggi tanti di noi possono soffrire di carenze di specifici elementi essenziali per la salute. Per questo avere un'integrazione a volte è utile e consigliabile anche dal medico o dal nutrizionista. Quando però si fa il fai da te, quando si utilizzano dei prodotti in modo incontrollato, si può finire per avere un accumulo eccessivo di certe sostanze che finiscono per essere tossiche. E purtroppo questa condizione può essere ancor più aumentata ed aggravata dal fatto che ad oggi non ci sono dei regolamenti specifici riguardo agli integratori. E quindi molto spesso quando si fanno delle analisi si trovano delle quantità della sostanza fondamentale all'interno degli stessi maggiori di quella dichiarata. Potresti quindi anche tu trovarti ad avere dei sintomi, delle difficoltà o dei problemi di salute non tanto dovuti a delle carenze ma a un eccesso di alcuni minerali nel tuo organismo che si stanno accumulando portando a delle conseguenze serie. Prima di iniziare però a parlarti di quali sono questi integratori che possono farti del male, ti ricordo che se anche tu non sei contento di questo sistema sanitario, se anche tu vuoi cambiare questa medicina, che possa essere una medicina che ti dà spiegazioni e delle cure naturali, allora ti consiglio di mettere un pollice in su e iscriverti a questo canale per unirti a questa community di persone che vogliono una medicina diversa e migliore. Il primo integratore di cui voglio parlarti è l'integratore di vitamina D. Questo è un integratore per tantissimi veramente, veramente essenziale. E sono numerosissimi gli studi che dimostrano come integrare la vitamina D in chi ne è carente può avere degli effetti estremamente positivi nel ridurre il rischio di infezioni, nel ridurre il rischio di problematiche cardiovascolari e nella protezione del fegato e dei reni. Oggi infatti tanti di noi non sono esposti correttamente al sole, non producono abbastanza vitamina D e ne pagano tutti i giorni le conseguenze. Se però tu fai del fai da te, se prendi dei livelli di vitamina D troppo alti per troppo tempo, l'accumulo di questa sostanza a livello di integrazione può portare a degli effetti indesiderati, a volte leggeri, a volte più seri. Ho già parlato in un altro video, che se vuoi approfondire puoi trovare cliccando qui in alto, di come l'assimilazione con vitamina D porta il tuo organismo ad utilizzare più magnesio. E spesso purtroppo le due carenze vengono insieme. Tu quindi prendi un supplemento di vitamina D per aumentare i tuoi livelli di vitamina D, ma lo stesso supplemento diminuisce le tue quantità di magnesio nel sangue, portandoti poi a sintomi come nausea, vomito, mal di testa e stanchezza costante perché non hai abbastanza magnesio. La soluzione ovviamente è di controllare con un nutrizionista come supplementare correttamente la vitamina D, altrimenti potresti andare appunto incontro a questi scompensi tanto sgradevoli. Il secondo problema è che nei casi in cui una persona abbia dei livelli troppo alti di vitamina D nel sangue, finirà per assimilare eccessivamente il calcio che potrebbe accumularsi negativamente nelle tue arterie e nelle tue vene. I tuoi reni faranno molta più fatica ad eliminare il calcio in eccesso che potrebbe sedimentarsi formando calcoli renali. L'eccesso di vitamina D può portare a dolori muscolari, dolori addominali e addirittura a un aumentato rischio di infarto. Per questo, soprattutto in questo caso, vale la norma di non fare il fai da te ma rivolgersi sempre a del personale qualificato. Il secondo tipo di integratori che potrebbero fare molto male al fegato e ai reni sono i multivitaminici, che di per sé sono appunto un problema complesso perché mettono insieme tanti tipi di vitamine e minerali diversi senza però una specificità per ognuno di noi. Potresti quindi godere positivamente da un lato di alcuni multivitaminici perché sei carente di alcuni minerali e vitamine, ma potresti avere l'effetto indesiderato di assimilare e accumulare eccessivamente altri tipi di vitamine e minerali, in particolar modo quelli liposolubili che si accumulano appunto nel grasso, portandoti poi alla lunga ad effetti indesiderati.
Questa cosa è particolarmente vera e riscontrata, specialmente nei bambini, in cui i multivitaminici hanno spesso delle quantità molto molto maggiori di minerali e vitamine rispetto a quelli indicati. Ancora una volta il problema principale è che non ci sono delle regolamentazioni su come debbano essere fatti questi multivitaminici e quindi molto spesso durante la produzione vengono fatti dei prodotti che non sono uguali a quelli indicati nell'etichetta. Potresti quindi soffrire di un accumulo eccessivo di metalli che diventano tossici per il tuo organismo, o addirittura di alcuni tipi di sostanze come coloranti e alcuni tipi di talco che sono cancerogeni e dannosi per la salute. Il terzo tipo di integratore di cui stare attenti sono gli integratori di ferro. Sì, perché oggi c'è un problema riguardante il ferro. Alcuni di noi ne sono carenti, tanti di noi invece ne hanno in eccesso. E il ferro appunto in eccesso, quello che porta è all'arrugginimento degli organi, proprio come quello che succede a una bici a un metallo lasciato all'aperto. Il problema principale, come già ne parlavo in questo video che puoi trovare cliccando qui in alto, è che la carenza di ferro ha gli stessi sintomi dell'eccesso di ferro, ovvero stanchezza, pesantezza, mancanza di energia, che possono essere appunto la conseguenza di un integratore di ferro che va ad accumularsi eccessivamente nei tuoi organi, nel tuo organismo, portandoti poi a dei sintomi molto spiacevoli. Come per altre sostanze, infatti, anche per il ferro, il tuo organismo ha tutte le capacità di sapere quanto assimilarne, a seconda se ne abbia bisogno oppure no. Se quindi tu lo introduci con i cibi, ma in questo caso parlo dei cibi di origine vegetale che hanno il ferro non eme, il tuo organismo può decidere quanto assimilarne, se ne ha bisogno oppure no. Quando però lo assimili attraverso un integratore o alimenti di origine animale sotto forma di ferro eme, finirai per assimilarlo tutto, portandoti molto più facilmente ad un accumulo eccessivo. Il quarto tipo di integratore di cui stare attenti è un integratore utilizzato per abbassare il colesterolo. E questo integratore si chiama riso rosso fermentato. Riso rosso dovuto a un particolare tipo di lievito che poi lascia questa pigmentazione al riso stesso e che porta alla produzione di un particolare composto, la monacolina K, utile e riconosciuta proprio per i suoi effetti nell'abbassare il colesterolo totale. Una serie di casi clinici in Olanda ha dimostrato che una supplementazione eccessiva di questo riso rosso fermentato può portare a degli effetti avversi molto indesiderati. È quindi necessario controllare e monitorarne l'utilizzo per non soffrire poi di danni epatici e ai reni. Quinto tipo di supplemento di cui stare attenti sono i supplementi di calcio, che oggi sono particolarmente diffusi e comuni nelle donne dopo la menopausa. Questo supplemento si crede possa aiutare le donne nella rimineralizzazione ossea e nella riduzione dell'osteoporosi, che da tanti è percepita come la causa principale delle fratture. Oggi sappiamo che in realtà non è l'osteoporosi la causa delle fratture, ma di questo se vuoi te ne parlerò in un altro video. Quello che è importante però sapere è che quando hai una supplementazione di calcio, lo stesso potrebbe accumularsi eccessivamente nelle vene e nelle arterie, aumentando il tuo rischio di problematiche cardiovascolari come infarto e ictus. Quando poi il calcio nel sangue è troppo elevato, i tuoi reni non hanno più la capacità di eliminarlo correttamente e lo stesso si accumulerà proprio nei reni portando ai calcoli renali. Non prendere quindi questo supplemento automaticamente senza consultare un medico o un nutrizionista. Fai prima degli esami e se ne hai una carenza magari può esserti utile, ma altrimenti pensa sempre alla dieta come la soluzione migliore per la longevità e per la salute. Sesto tipo di integratore, l'iperico, conosciuto anche col nome di erba di San Giovanni. Questo è un tipo di integratore consigliato a chi soffre di ansia, di insonnia o per chi ha problemi di stress in generale. Purtroppo però gli studi dimostrano come l'iperico possa interagire negativamente con diversi farmaci, come per esempio quelli per l'HIV, la chemioterapia o anche i contraccettivi e gli anticoagulanti. Bisogna quindi considerare questo integratore come un vero e proprio farmaco e quindi monitorarlo attentamente con del personale qualificato. Settimo tipo di integratore, e qui probabilmente potresti preoccuparti. L'estratto di tè verde. Ma vada bene, estratto fa veramente la differenza. Il tè verde infatti è riconosciuto come uno degli alimenti più sani e più utili per combattere stress ossidativo, infezioni, infiammazione e anche per limitare la proliferazione del cancro. Quando però si vendono degli integratori concentrati in un estratto di tè verde,
il rischio maggiore è quello di andare a creare proprio degli danni epatici e ai reni. È infatti l'epigallo catechina gallato, la molecola principale che aiuta le persone a stare meglio, una delle componenti, oltre ai polifenoli del tè verde, che possono aiutarti nella salute e nella longevità. Se però questa molecola è concentrata in eccesso, proprio come nell'estratto del tè verde, i danni al fegato possono arrivare con un'assunzione continua. Non passare quindi dal tè verde, dalla polvere di tè verde matcha, all'estratto pensando che siano la stessa cosa o che addirittura l'estratto possa essere ancora più positivo. Vai direttamente alla fonte, vai direttamente al prodotto semplice, che è un ottimo prodotto e dentro di sé ha già tutte le proprietà positive di cui hai bisogno. L'ottavo tipo di ingrediente sono gli integratori di proteine. In questo caso, da una parte è vero che ci sono molte persone che potrebbero averne un beneficio, in particolar modo parlo delle persone anziane che spesso hanno una dieta ridotta in proteine e perdono facilmente massa muscolare, ma per la maggior parte delle persone l'eccesso di proteine nella dieta può portare ad effetti indesiderati, sia perché aumentano la propria quantità di grasso nel sangue, sia perché queste proteine vengono trasformate dal fegato in zuccheri e grasso, e sia perché l'eccesso di proteine nella dieta è direttamente collegato a una riduzione dell'aspettativa di vita. La carenza di proteine, infatti, è molte volte un falso mito. Si pensa che abbiamo una carenza di proteine nella dieta, ma in realtà abbiamo grandi quantità di proteine nei cereali, nei legumi, nella frutta secca e alcune volte anche in tantissima verdura, oltre ovviamente a tutti i cibi di origine animale, portando quindi questa presunta carenza di proteine ad essere più che altro un falso mito, quando spesso in realtà la maggior parte di noi soffre di un eccesso di proteine e quindi non dovrebbe continuare a integrare addirittura con degli integratori o dei supplementi appositi. Nono tipo di supplemento che ti sconsiglio di utilizzare è la Garcinia Cambogia. Questo è un supplemento che magari dal nome non ti dirà niente, ma che è molto 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 presente in tutti quei tipi di proposte di integratori che vendono le aziende per perdere peso. Infatti in questa pianta effettivamente ci sono delle molecole che impediscono la trasformazione di carboidrati in grassi ed è spesso quindi aggiunta proprio in quelle formule per perdere peso o le formule dimagranti. Ahimè però l'assunzione di questo integratore è spesso collegata a degli effetti epatotossici di tossicità per il fegato ed è quindi sconsigliato prendere questi prodotti per lungo tempo proprio per le conseguenze negative che potrebbero avere per la tua salute. Per finire ti voglio parlare di 4 ingredienti che dovresti controllare e monitorare quando prendi degli integratori, perché sono i 4 ingredienti che possono portare a più danni per la tua salute. Il primo di questi ingredienti sono i coloranti artificiali, spesso aggiunti nei supplementi per creare una pillola che anche a livello di visivo possa essere più attraente e che tu possa prendere con più facilità. In realtà i coloranti non sono così innocui come possono farci credere e spesso sono associati a disturbi della salute come allergie, intossicazioni o problematiche digestive. Quando tra gli ingredienti trovi dei numeri, delle sigle con dei numeri, spesso sono collegate proprio a questi tipi di coloranti. Ed è quindi in generale evitare questo tipo di integratore se puoi farne a meno. Il secondo tipo di ingrediente presente in questi integratori e che può farti molto molto male sono gli oli idrogenati. I produttori infatti li aggiungono per trasportare le vitamine liposolubili. Vitamine liposolubili che appunto, come dice la parola, si sciolgono facilmente nel grasso e quindi i produttori aggiungono questi oli idrogenati alle loro formule. Il problema principale è che sono principalmente oli saturi, a volte oli trans, che possono appunto avere addirittura un effetto deleterio per la tua salute. Ovviamente se pensi alle quantità, non sarà certo l'olio che è presente nell'integratore a fare la grande differenza nella tua salute. Se però ne aggiungi continuamente, quotidianamente e per periodi molto molto lunghi, anche questa piccola quantità può accumularsi nel tempo e portare a degli effetti che magari tu non hai bisogno di avere. Terzo problema principale degli integratori, l'accumulo di metalli pesanti o particelle di plastica. Se per esempio un integratore di omega 3 è stato prodotto utilizzato di pesci di taglia grande, molto probabilmente in questo integratore troverai anche un accumulo di metalli pesanti come il piombo e il mercurio e anche di plastiche sottili. Per finire, il quarto ingrediente che può effettivamente essere molto tossico per la tua salute è il talco.
Talco che a volte è aggiunto al magnesio o al fosforo proprio per trasmetterli più facilmente, ma in cui può essere riscontrato anche un accumulo o delle tracce di amianto. Oggi infatti è riconosciuto come molto spesso nel talco ci siano delle tracce di amianto che sono appunto poi cancerogene e potrebbero ovviamente accumularsi nel tuo organismo quando assimili quotidianamente degli integratori. Possiamo quindi comprendere e capire come a volte gli integratori possono fare molto più male che bene. Ancora una volta ripeto, nei casi puntuali, nei casi specifici, nei casi in cui tu abbia una carenza reale conclamata, un'integrazione consigliata da un nutrizionista, da un medico, può essere assolutamente utile ed indicata per un periodo di tempo specifico. Quando però la moda ci porta a prendere degli integratori in modo indiscriminato, con quantità che non controllate e facendolo in autonomia con il fai da te, il rischio a lungo termine è di accumulare in eccesso diverse sostanze negative e tossiche che ci faranno molto molto più male che bene. Ricordando poi in aggiunta una cosa molto importante, che in natura il nostro organismo ha la capacità di assimilare certe sostanze e ingredienti se accompagnate ad altre, che spesso sono le fibre. Se quindi tu mangi un frutto, una verdura, un cereale, un legume, allora sì è la capacità del tuo organismo di assimilare tutti i nutrienti perché accompagnati dalle fibre e tutti insieme. Ma quando prendi un ingrediente unico, lo scomponi, gli togli tutto il contorno e lo vendi a una persona come integratore, molto molto probabilmente il tuo organismo non sarà più in grado di assimilarlo nel modo corretto e non otterrai quindi i benefici che stai sperando. Io prima di concludere quindi ti invito a commentare qui sotto se prendi degli integratori e se conoscevi questi effetti indesiderati e soprattutto racconta agli altri membri della community se hai avuto degli effetti indesiderati e quali sono stati. E prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati. Per oggi è tutto, ciao e grazie!